Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, siamo alla 18ª domenica del tempo ordinario e in questa domenica prosegue il Vangelo iniziato la settimana scorsa. Ricorderete, con la moltiplicazione dei pani, ed inizia il lungo discorso di Gesù sul pane disceso dal cielo della sinagoga di Cafarnao, che ci terrà compagnia questa domenica. La prossima domenica è tra due domeniche ancora, quindi avremo modo di sentire cosa Gesù ci insegna su questo dono che avrebbe fatto. Tutti quanti comprendiamo che il pane vivo disceso dal cielo che dà la vita al mondo è l'Eucaristia, quindi è una riflessione, una meditazione prolungata sulla grandezza e l'importanza dell'Eucaristia, che è il dono dei doni, il dono più grande che Gesù ha lasciato a tutti noi e che ovviamente nel cuore dobbiamo chiederci se, come e quanto lo ben valorizziamo, lo viviamo e permettiamo all'Eucaristia di produrre tutti quanti i frutti di santità che contiene nelle nostre anime. Ora, in questa mattina vorrei con voi riflettere sulla seconda parte del Vangelo che richiama la prima lettura, no? Gesù a un certo punto dice: guardate che io sono il pane vivo disceso dal cielo. Dice: senti un po', ma quale segno fai tu? D'accordo, tu dici questa cosa grossa, dice, ma come facciamo a crederti? Pane dal cielo, dice, i nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, abbiamo sentito nella prima lettura, no? E anche nel Salmo responsoriale, fece loro mangiare un pane dal cielo. Voi sapete la storia, no? Il prequel, l'antefatto, perché il popolo di Israele ha mangiato la manna, come abbiamo sentito nella prima lettura? Erano schiavi in Egitto, le famose 10 piaghe d'Egitto, perché il faraone non voleva far partire il popolo di Israele, nonostante l'intervento di Dio suscitando Mosè e quindi decidendo di liberare il popolo dalla schiavitù. Dopo l'ultima piaga, Israele parte, viene inseguito, c'è l'episodio del Mar Rosso, si apre il Mar Rosso, Dio lo fa chiudere su tutti gli egiziani ed inizia un tempo, durato ben 40 anni, in cui il popolo di Israele cammina nel deserto in attesa di raggiungere la terra promessa, in cui l'avrebbe poi introdotti Giosuè. Mosè è morto poco prima di entrare nella terra promessa. Chiaramente nel deserto che te mangi? Nel deserto non ci sta possibilità né di lavorare i campi, l'agricoltura, l'allevamento. Che te mangi? Ha provveduto nostro Signore miracolosamente. Guardate che questo fatto qui è un fatto storico, è successo. Voi dovete sapere che prima che fosse distrutta nell'Antico Testamento l'arca dell'alleanza, costruita per ordine del Signore, dentro l'arca dell'alleanza erano custodite le tavole della legge di Mosè, un pezzettino di manna e la verga fiorita di Aronne. Quindi non è una leggenda questa qui, è un miracolo veramente operato dal Signore nell'Antico Testamento. Ecco perché gli israeliti dicevano a Gesù: oh, guarda che Mosè ci ha fatto piovere il pane dal cielo. E quella manna, secondo i padri della Chiesa, che cos'era? Era una lontana prefigurazione dell'Eucaristia, perché se voi pensate, tra poco sull'altare che succede? Attraverso le mie parole, che sono pronunciate da Gesù in me, lui stesso crea se stesso in un pochino di pane. Quindi quello è un pane, ma non è come il pane che ci mangeremo più tardi a ora di pranzo, che nutre il nostro corpo. È un pane che scende dal cielo e che serve a nutrire la nostra anima. Voi sapete che l'Eucaristia è per l'anima quello che il pane è per il corpo. Ecco, quindi questo è... Allora Gesù gli dice: attenzione, non Mosè vi dà il pane dal cielo, ma quello era un simbolo, sono io che vi darò il pane vero dal cielo, capite? Perché tutti quelli che mangiarono la manna, che pur essendo sceso dal cielo comunque serviva al sostentamento della vita fisica, sono morti. Ma chi fa la comunione degnamente, chi mangia l'Eucaristia, voi sapete che l'Eucaristia è chiamato farmaco dell'immortalità. Vi raccomando, voi sapete che c'è una cosa importantissima, oggi non lo sa quasi nessuno, non lo fa quasi nessuno. Voi sapete che la Chiesa obbliga il fedele a prendere la comunione solo in due circostanze. Chi le sa, alzi la mano. Obbligatorio, eh? Voi sapete. Per esempio oggi, quando si celebra la messa, chi è obbligato per forza a fare la comunione? Non può non farla. Sapete chi? Il prete. Se io non faccio la comunione, il sacrificio di Cristo non è consumato e la messa non vale. Voi siete obbligati a fare la comunione? No.
La comunione chiaramente è caldamente raccomandata dalla Chiesa purché si stia in grazia di Dio, d'accordo? Si sia coscienti di non aver commesso un peccato grave e se lo si è fatto prima si faccia la confessione, ma nessuno è obbligato a fare la comunione, d'accordo? Ve le dico io quali sono le due circostanze. A Pasqua siete obbligati a fare la comunione? Ve l'hanno insegnato quando andate al catechismo il progetto pasquale? I precetti della Chiesa, vi ricordate? Confesserai tutti i tuoi peccati almeno una volta all'anno al sacerdote e ti comunicherai almeno a Pasqua. Cioè, la comunione a Pasqua è obbligatoria, preceduta dalla confessione. Perché la Chiesa lo obbliga? Perché se non ti fai la comunione almeno una volta l'anno, che veramente è pochissimo, metti a repentaglio la tua anima, perché senza la comunione, senza un minimo contatto con Gesù Eucaristia, la vita di grazia non può sussistere in noi. Questa è la prima circostanza in cui è obbligatoria. Sapete qual è la seconda circostanza in cui è obbligatoria? Lo sa Patrizia? Ecco, Patrizia è brava, attenzione. Il viatico. Sapete cos'è il viatico? Il viatico è l'ultima comunione. Quando una persona giunge alla fine della vita non c'è solo l'olio santo, capite? A parte il fatto che l'olio santo oggi non lo prende quasi più nessuno, Io vi prego, guardate in ginocchio, per favore, d'accordo? Parlate anche con i nostri fratelli che non sono presenti qui. Io vi racconto sempre, so prete da 14 anni, avrò celebrato forse 300 funerali, ma guardate che 30 oli santi io non lo so se li ho amministrati in tutta la vita, cioè neanche il 10%, capite? Manco l'olio santo, ma oltre all'olio santo, prima di morire, c'era l'ultima confessione e quella sarebbe bene prepararla bene, perché se qualcuno ha qualche rospo che gli è rimasto qui, che non ha mai detto al confessore, a quando glielo dici, per ricevere il perdono di Gesù. Dopo la confessione c'è il viatico, si chiama viatico perché è l'ultima comunione, praticamente ricevi Gesù dentro di te prima di andarla a incontrare. Quella comunione è obbligatoria, cioè la Chiesa dice guai, cioè se un prete viene chiamato per dare gli ultimi sacramenti e non ci va, fa peccato mortale, va dritto all'inferno, capite? Cioè se a me, voi sapete che per i sacramenti potete chiamarmi pure alle 4 di notte, capite? Io alle 4 di notte mi sveglio e vengo a dare la confessione, il viatico e l'olio santo a un moribondo, non c'ha orario in prete, perché la morte non è che ti aspetta, magari lo facessero. Una o due volte mi è successo in tutta la mia vita che ha squillato il telefono alle 2 di notte, Leonardo per favore mia mamma sta male, voglio dare i sacramenti. Sono alzato, sono vestito da là e sono andato alle 2 di notte a dare i sacramenti. Per quanto è importante, sono le due circostanze in cui la comunione è obbligatoria, ovviamente sempre preceduta dalla confessione. Perché? Perché senza quello, capite, la salvezza della nostra anima è repentaglio. Perché, ripeto, la comunione sacramentale è per l'anima come il cibo per il corpo. C'è qualcuno di voi che mangia solo una volta l'anno? Chi è che mangia solo una volta l'anno che è così bravo che c'era una silhouette? Capite, no? È chiaro che la Chiesa auspicherebbe, gioirebbe se tutti i fedeli potessero fare la comunione, che stessero sempre in grazia di Dio tutte le domeniche e pure tutti i giorni. Perché è chiaro che più si fa, e meglio è. Perché più comunioni fai, più la tua anima cresce in grazia e si alimenta, no? Quindi questo è il messaggio di oggi. Un piccolo prequel e poi chiudiamo. Avete visto gli israeliti prima della manna che cosa fanno? Vanno da Mosè e che gli dicono? Ah, Mosè, Mosè, fossimo morti per mano del Signore in terra d'Egitto. Attenzione, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece qui stavamo a morire fame. È una cosa bella questa qui, secondo voi? Monsignor Petrocchi queste cose ci faceva dei discorsi, attenzione che adesso è cardinale, quindi mi raccomando, ecco, ci faceva a noi giovani preti i discorsi. Questa si chiama la lamentosi, conoscete la lamentosi? È una malattia infettiva. Oppure la brontolosi, quelli che brontolano e si lamentano, e gli va sempre tutto storto. Se ti va sempre tutto storto, tu non ti stai a lamentare così, in realtà stai accusando il Padre Eterno, perché il Signore della nostra storia, quello che porta avanti la nostra vita, è il Signore. Se tu stai sempre a dire, e questo non va bene, questo non va bene, ti lamenti in continuazione, con chi ce l'hai? I santi, che sono grandi eroi, hanno sofferto delle cose anche molto grandi, delle malattie molto grandi, se lamentavano i santi non si lamentavano, perché se ti lamenti è come se ce l'avessi col Padre Eterno, allora sopporti e offri. Allora, questa cosa è brutta perché se Dio ha aperto il Mar Rosso,
d'accordo, e l'avevano visto con gli occhi loro, ha ammazzato tutti gli egiziani e ti sta portando attraverso il deserto. Ma scusa, ma che non lo sa che tu te muori di fame? Si inventerà qualcosa, no? Quindi non ti devi lamentare, devi fare un atto di fede e un atto di affidamento. Ecco, nelle circostanze difficili, complicate della vita, eccetera, eccetera, sarebbe molto meglio se noi dicessimo un bel Gesù, provvedi tu, pensaci tu, e facciamo una bella preghiera, rimanendo sempre sereni, anziché cominciare le litanie del lamento, capito? Bisogna fare le litanie della Madonna, Santa Maria prega per noi, Santa Maria, non le litanie del lamento, uffa, questo non funziona, questo non funziona, questo non funziona, questo non funziona. Ecco, per questo film, insomma, degli israeliti, voi sapete che gli israeliti, quelli che sono usciti nel Mar Rosso, non sono poi entrati nella terra promessa, e lo sapete perché? Perché il Signore ha detto, bene, se sono stati a lamentare in continuazione, quindi non mi hanno dato gloria, non si sono affidati, io la manna gliel'ho data, quindi non le ho fatte, però nella terra promessa ci entreranno i figli, e così è stato, capite? Quindi è una cosa, questo per comprendere che il lamentarsi in continuazione è una cosa brutta, insomma, che al Signore dispiace e che sia sempre lontana dalle nostre anime. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci faccia sempre più riscoprire l'importanza della comunione sacramentale e la bellezza di una vita pienamente abbandonata al Signore, fiduciosa, ecco, che conceda al Signore la fiducia che Lui sa quello che fa nella nostra vita e che possiamo sempre camminare al suo seguito, nell'obbedienza alla sua legge, nella gioia e nella pace del cuore. Siano lodati Gesù e Maria.